Salve ragazzi, bentornati in compagnia di Ramo. Quest'oggi vi sto portando un gameplay di Call of Duty, come vedete. Questa è una partita presa dal cinema e come potete vedere, anche dalla intro, non è giocata da me. Perlomeno ci sono anche io in partita, però è come se non ci fossi, visto che ho fatto forse la peggior partita della settimana. Comunque, bando alle ciance, questo vi sto portando il gameplay di un mio amico, si chiama Crump82. E ha appena aperto un canale su YouTube, ma giusto così per sfizio, solo perché l'abbiamo prestato io e Frigirifiri. Però comunque l'ha aperto 2 giorni fa e mi piaceva, siccome non ha ancora iscritti, mi piaceva farlo vedere perché è una gran partita. È un deathmatch a squadre, giocato in modalità Arriva veterano, l'HG quindi senza Beast. l'ausilio della minimappa. E quindi con uno o due colpi si va andando di giù, tanto di cappello. Una partita tutta rushata, niente camperata. E si va oltre le 40 kill, solo 6 morti. Alcune come queste un po' banali, però è un diesel, parte lento e ora inizierà qualche strico, ne dietro l'altro arriverà mi sembra fino a 15 uccisioni consecutive. In questi giorni ha già sferrato il nuclear più volte, quindi a breve lo farà e dovete andare sul suo canale che poi lascerò in descrizione se volete gustarvi, scusate, volete gustarvi un bel nuclear. Come potete vedere è una partita tutta rushata, sta giocando col CUDA, che è un'arma che sta usando da un paio di partite, visto che lui solitamente usa il faro, però usa il faro oppure lo shave, però non ha grossi problemi. Qui si fa una doppietta, ritorna in vita, si gira, un altro, si gira ancora, qui per sbaglio dalla foca ammazza un nostro amico Frigirifiri, e c'ha già la prima uccisione di un compagno, quindi come sapete in veterano si ammazzano anche i compagni perché c'è il fuoco amico, quindi dopo ucciderà anche me e quindi farà tutta la partita un po'. Qui se ne fa un'altra doppietta, farà una partita un po' sull'attenti perché alla terza uccisione il veterano si viene buttati fuori. Qui ne fa uno, ne fa un altro, nascosto lì, ha una mira veramente invidiabile, avessi io una mira del genere, una capacità di gioco. Qui un altro, qui ormai vengono a 3 a 3 a prenderlo perché era in serie, quindi sta sterminando solo lui, perché praticamente sta giocando 1v6. Ci siamo altri tre amici, io, Frigirifiri e Sputnik, però in realtà siamo contorno lì, perché questa è stata una partita bruttissima per tutti noi. Ha giocato quindi da solo, guardate, tutta rushata veramente, non campera praticamente mai. E alcuni kill sono veramente spettacolari, quindi tanto di cappello. Qui salta, ne trova un altro, fa fuori, torna indietro perché sente dei passi. Qui ammazza me perché ha sentito qualcuno che saltava e quindi ha sparato. Quindi due uccisioni di compagni, quindi in questo momento non potrà giocare libero, perché se ne uccide un altro, quindi viene buttato fuori, quindi però nonostante tutto se la cava ancora. Quindi qui viene ammazzato con la macchina da guerra, morirà un'altra volta sempre nello stesso punto, sempre per colpa della macchina da guerra. Però vabbè, qui va, cambia zona, praticamente sono tutte kill di armi, non c'è torretta, non ha chiamato praticamente niente, molte volte giocando si dimentica anche di averle. Ha lanciato mi sembra verso l'ultimo minuto di partita, ha lanciato un colpo fulminante, però non ha preso nessuno. Poi ha raccolto un Wright, si è anche dimenticato di lanciarlo. E quindi quando decide di lanciarlo manca una kill a fine partita, comunque lo vedrete. Ha un gran senso tattico di posizione, qui gli ruba una kill Sputnik. Prova, mi sembra in questo momento se ne fa fuori altri tre. Eccolo qui ci fa di incontro uno col Tempest, cerca di prendere, non ci riesce. Punta qua, carica, se non mi ricordo male, sì, lancia una Sentex, poi si gira qui, spunta altri due nemici, quindi se ne fa uno, due, salta e si fa il terzo, 3 piece per lui, come direbbe buon Rampage in the Box. Quindi va, cambia zona, come vedete infatti soprattutto tutto questo sta bloccando, un altro, qui lo fanno fuori, però il tipo si dimentica, non si accorge che c'è ripristino e quindi viene brutalmente asfaltato. Forse sto anche parlando troppo, però sto parlando perché sotto non c'è l'audio. Cioè, c'è l'audio di gioco, ma non c'è il commentary perché si sta ancora organizzando. Come dicevo, non ho ancora un microfono, quindi il file audio non c'è. Però a breve, nei prossimi filmati ci sarà sicuramente. Quindi ne stupra un altro. Raccoglie un mitraglione da terra perché non ha difficoltà a giocare con tutte le armi. Le uniche armi che non gli piacciono sono i cecchini, perché lui ama correre, andare veloce, non si ferma mai. Quindi lui è tutto quanto. Mitragliette e fucili d'assalto. Qui si fa un'altra doppia. Una. Due in anticipo di là. Qui troverà la morte per l'altra volta. Forse mi pare che sia l'ultima volta che muore. Sempre per colpa di macchina da guerra.
suo punto debole, più o meno come quelli che incontro io con corazza cinetica, non riesco a tirarli giù in nessuna maniera. Posso scaricarle anche quattro caricatori, ma non muoio, oppure dice che massimo devi a tre colpi, però vabbè, come non funziona. Io lì ero fermo coi piedi di piombo perché sono morto tre volte. Lui va qua. È una gran partita, comunque sia, ripeto, è un giocatore che merita altra doppia qui. Però poi vedremo il risultato finale, comunque siamo oltre le 40 kill. Non mi ricordo se è 42 o 46. Comunque 46-6 forse, non mi ricordo più. Tutto così. Qui un'altra volta mi pare con macchina da guerra. No, qui no. Sì. Esatto. Terza volta con macchina da guerra. Si riprende, ne fa un'altra, quella me l'ha rubata perché lo stavo ammazzando io, quindi gli altri colpi scendo giù. Però fa niente. Va qui in zona macerie. Non so come si chiami in competitive questa zona, noi la chiamiamo macerie. Partita quasi finita, quindi fra un po' smetterete di sentirmi insulso commentari. Qui uno, due, tre, altri tre per lui. Qui non contento, va avanti, cambia ancora un pochino zona. E ormai siamo veramente. Abbiamo quasi finito. C'è l'ultimo minuto di filmato. Come vedete non si ferma mai, non sa neanche cosa voglia dire camperare. Ah, sei così io a giocare. Io sono più bravo a altro tipo di giochi, tipo simulazioni auto e moto, ma però mi diverto, faccio contorno, ripeto, è importante giocare. Scusate le pause, intanto, ma mi viene male commentare sempre. Se vedete le kill un po' particolari è perché il filmato l'ho preso dal cinema, non è una partita registrata in diretta, quindi molte volte sembra colpirlo dopo o colpirlo prima, ecco. HCXD alleato in arrivo. Kill, ha sentito i passi, si è tornati indietro, quindi aveva fatto un'incisione con FMJ da dietro il muro. Eccolo qui, ora qui si accorge, qui lancia colpo fulminante, mi pare. Non sento l'audio perché sto parlando, quindi non mi ricordo cosa chiama. Chiama l'approvvigionamento, però qui abbiamo chiamato Wally, forse gli ho chiamato io, non mi ricordo. Scusate. Qui. Ecco qui, insomma, queste sono 10 decisioni consecutive, di nuovo. Qui alla counter right non lo lancia, si dimentica, continua a girare, continua a uccidere, quando si ricorda di lanciarlo ormai la partita è finita. Vabbè, ormai la partita è finita. Comunque, ora vedete il risultato finale, come volevo dirvi, lascerò il link al suo canale, andate a guardarlo perché seguitelo ragazzi, perché se vi piace Call of Duty c'è da divertirsi. Quindi un saluto a tutti quanti da Ramo e ci vediamo alla prossima con il mio canale, con i miei video e non solo su Call of Duty. Ciao!